La condivisione degli spazi nell'evoluzione del mercato immobiliare è oramai una realtà, quindi non soltanto il co-working, ma spesso sentiamo parlare anche di condivisioni di spazi residenziali, per esempio per coppie anziane, quindi diciamo questa è una realtà. Per quanto riguarda il co-working in particolare, diciamo che da nostri dati del centro studi, Roma e Milano in particolare assorbono circa il 55% del mercato delle locazioni, per cui evidentemente sono i due mercati principali dove funziona e funzionerà sicuramente questo tipo di contratto. Cosa diversa è in altre realtà, altre zone dell'Italia dove non c'è questa grandissima richiesta. La cosa interessante è che l'agente immobiliare potrà sicuramente, laddove il mercato lo consente, gestire questo tipo di contratto e quindi ampliare quello che è il proprio portafoglio e quelle che sono gli incassi praticamente. Di contro è anche una possibilità per andare a ricercare nuovi immobili da poter ristrutturare e riqualificare con questa destinazione.